Saranno due Mancini, mentre queste sono le coreografie preparate dalle due curve. Vi dicevo, i due difensori centrali che sono due Mancini, e cioè Samuel e Kivu. A centrocampo, il solito centrocampo fruttissimo dell'Inter, con Sanetti, Cambiasso, Muntar e Stankovic, che viene da un momento straordinario alle spalle delle due punte. Conferma per la coppia Ibrahimovic. Ecco qui le due squadre con Rosetti che sarà, cercherà di aggredire come non ha fatto all'andata, o invece lascerà giocare il Milan. Quello lo ha pagato molto nel grande spettacolo. Tutto giusto da parte di due le squadre. Ronaldinho, primo tocco all'indietro, viene Calazze, Pirlo, ancora Calazze, anche lui al rientro da titolare, cerca la profondità, colpo di testa di Maicon in anticipo, arriva Adriano, la mette giù con il petto, attaccato da Calazze, poi prova a arrivare Muntari, chiuso, subito gran ritmo dell'Inter, Ibrahimovic di forza, in mezzo al traffico, poi Maldini che esce, c'è fallo su Ibrahimovic, calcio di punizione, vicino al pallone si fa Cambiasso insieme a Stankovic, sta salendo Samuel, Adriano si è liberato per un attimo, salo Ibrahimovic! Clamorosa indecisione della difesa del Milan. C'è stato un movimento di Adriano. Segnale importante dell'Inter. Prima grande aggressione a centrocampo, si è conquistata una punizione. Qui tutto solo Ibrahimovic non è riuscito a schiacciare giù questa palla. Sappiamo il Milan che va, che soffre tantissimo sulle situazioni di palle da fermo. E l'Inter è la squadra che invece è la più pericolosa. È pronto a battere Samuel, ma ha avanzato troppo il pallone, fuori gioco di... Il pallone è gestito da Adriano, prova ad andare via Adriano, allarga poi a sinistra per Ibrahimovic. Ancora Ibrahimovic che tiene palla sull'attacco di Beka. Palla verso il portiere per quanto riguarda Cambiasso, ma uscire da parte di Maicon. Pulita, possibilità di contropiede per l'Inter. Spinto da Ibrahimovic, va in copertura Maldini. Lo sfida Ibrahimovic, il ritorno su di lui di Pirlo. Ancora palla in calcio d'angolo. Milan rischia molto, Fabio, perché... Colpo di testa di Kivu. Poi l'anticipo di Stankovic, arriva Adriano, la mette giù per Ibrahimovic che allarga subito per Muntari, aggredisce Santon a sinistra, Cambiasso lo ha visto, serve però centralmente Ibrahimovic che fa girare ancora per Muntari, finta del direttore di gara, Seedorf, Zambrotta, non poteva fare, il più giovane esordiente del derby, Santon, più giovane della storia, il Marilino Corso con la maglia dell'Inter, calcio di punizione per l'Inter, fallo di Maldini su Ibrahimovic. Il fallo ci sta tutto, no? Non voleva far girare Ibrahimovic, sempre molto bravo a difendere questi palloni, anche difesa in difficoltà. Cambiasso cerca la profondità, Ibra la mette giù di petto, Stankovic, buono il controllo, fuori per Muntari, sinistro! È una tattica che intanto abbiamo visto con Ibrahimovic, attono Muntari, l'apertura subito per Adriano, stacca di testa Calazze, Adriano la tocca prima di lui, c'è Ibrahimovic dentro per Cambiasso, buona la transizione dell'Inter, c'è ancora Adriano al centro, servito Stankovic! È un gol e non un salvataggio quello di Ambrosini. 21 minuti, due occasioni però adesso nel giro di pochi istanti, prima una clamorosa di Stankovic, poi una di Pato, Ibrahimovic. Cambia tutto, dalla partita fino alla fine, Adriano prova a tenere palla, trova l'apertura per Ibrahimovic che attacca Pirlo, Pirlo non vuole mollarlo, ancora Ibra che scivola, allora gli porta via il pallone Pirlo, la rimessa laterale per il Milan. Quindi bisogna giudicare l'involontarietà o volontarietà. Palla in profondità per Ibrahimovic e termina direttamente sul fondo, di sicuro con la testa non è... Colpo di testa di Jankulowski, forse spinto da Ibrahimovic, calcio di punizione per il Milan. Dini e Calazze, avanza Maicon, c'è Muntari in fuorigioco, Ibrahimovic, controtempo su Adriano, Pirlo in copertura, fermato da Ibrahimovic, c'è calcio di punizione. Con la regina per un episodio con Seedorf che tocca il pallone in mano, volontario e involontario, e poi va sotto nel derby con un episodio che è molto simile. Ecco lo stacco, la mette giù, ma come gliel'ha messa, con che facilità, guarda. Sì, sì, l'ho visto perfettamente, Jankulowski non ha stretto la posizione, largo non ha nessuno, Pirlo vede l'inserimento di Stankovic, non lo segue, ha aspettato bene la gara, sfruttando gli spazi a disposizione per la velocità di Pato, e questo 1-2, insomma, ha messo un grosso... Certo, cose diverse. Però la sensazione dopo, soprattutto gli ultimi replay che vi abbiamo dato, con quel movimento del braccio, è abbastanza evidente. La velocità non riesce a passare, allora Cambiasso per Ibrahimovic, gli passa davanti Calazze che manca l'intervento, ancora Ibrahimovic, entra in area di rigore Ibrahimovic, sempre Calazze, Ibrahimovic dentro, Adriano non arriva,
e la palla termina sul fondo. E Calazzi è rientrato, che si vede che non è in condizione, Fabio, basta una palla lunga e fa fatica. E fa fatica, vanno, gli vanno sempre via con grande facilità. È sempre uno contro uno, qui sbaglia l'anticipo. Difficilmente a copertura. Quando non hai copertura devi star lì a accompagnarlo l'avversario. Oppure se cerchi l'anticipo lo devi prendere. No, l'anticipo sì, assolutamente. Rivediamo Adriano che... Ambrosini, attaccato da Ibrahimovic che commette fallo, calcio di punizione, è la zona di Began, di Pirlo e di Ronaldinho, e tutte e tre. La prima volta che si è abbassato ad andare in aiuto al centrocampo e va a commettere un fallo in una zona. Barriera per Ibrahimovic, poi sinistro, morbido, direttamente sopra la traversa. Guarda la posizione di Adriano, secondo me. Anche se Ibrahimovic ha fatto dei gol da quella posizione, mi viene in mente quello con dritto, qui ha cercato la potenza, dritto sulla barriera. Fuori Beckham, poi il colpo di testa di Sanetti, Ibra con il tacco, splendido per Muntaris, Adriano sulla sua verticale, servito un po' in ritardo, cioè un po' all'indietro. Adriano poi per Ibrahimovic. Ancora colpo di tacco, si infrange su Seedorf, insiste però Ibrahimovic, fallo di Seedorf, calcio di punizione per l'Inter. Sì, però una giocata di Ibrahimovic che non me... Dentro ancora per Ibra, sinistro, Abbiati, super parata di Abbiati mi sembra. Poi com'è rimasto il pallone in campo? Ha preso la traversa? Sai che non ho capito? No, ah no, ha preso dietro la nostra telecamera. Ecco com'è ritornato in campo il pallone. Ha preso la telecamera dietro. Appena il Milan ha messo un'altra punta, gli equilibri sono saltati. Sì. Hai visto? Cerchi di essere più offensivo, hai meno uomini a centrocampo, Seedorf un po' più alto che non parte più da dietro. Cambia tutto per Zambrotta, anticipo secco di Santon, la possibilità per Ibrahimovic. Ancora Santon, dopo le sostituzioni un po' calato il Milan. Ancora Ibrahimovic con Santon largo a sinistra. Ibra dentro, Muntari! Che palla di Ibra! Guarda il Milan, lo vedi adesso, è spaccato in due, Fabio. Tre da una parte, Seedorf punte... in mezzo e gli altri dietro. Sì. E sono sempre costretti a rincorrere l'avversario. Guarda qui, erano 4 contro 3. Mitto. Maicon, Ibra. Maicon. Ibra chiuso da Jankulowski, la rimessa laterale sarà ancora per l'Inter. Più quelli di tre giocatori d'attacco non ti aiutano più e Seedorf fa fatica perché ha corso molto. Ibra cambia tutto per Adriano che la mette giù, lo attende Zambrotta, sposta il pallone Adriano, Zambrotta guarda solo il fare in fretta, poi dice che non la rimetterà un po' come viene. Esatto. Oppure una punta che venga incontro a cercare un 1-2. Calcio d'angolo col colpo di testa di Santon, poi Seedorf che lotta, mette il piedone, Ibrahimovic, occhio al contropiede dell'Inter, che parte con Ibrahimovic, che trova centralmente Maicon, arriva Abbiati di corsa e lo anticipa. Pirlo la vuole mettere giù, Ambrosini, servito Ibrahimovic che prova a partire, sempre Ibrahimovic, resiste ad Ambrosini, ancora Ibra, c'è Adriano, arriva anche Sanetti, Ibra la mette giù per Adriano, è arrivato Seedorf di gran carriera a chiudere, ora può ripartire dalla parte opposta al Milan, poi per Maicon sulla destra, attenzione a Ibra in mezzo, Abbiati in anticipo come Superman. E il Milan sta rischiando tutto per tutto, sempre soli, difensori centrali contro le due punte, che sfruttano la loro fisicità, la loro velocità. È pronto al rinvio Santon. Colpo di testa di Ibrahimovic, Stankovic, la palla rimane dietro, Stankovic torna sul pallone, poi la serva di Ibrahimovic, il pallone per Vieira, arriva Maicon, stacca di testa Senderos con un fallo su Ibrahimovic, calcio di punizione per l'Inter, protesta il pubblico, vorrebbe giallo anche per Senderos che è andato con il gomito in maniera pericolosa su Ibra. Gliel'ha messo sulla schiena, sì. Esce ancora dal buco Mourinho per dare ancora indicazioni. Qui magari protestava anche per il fallo su Ibrahimovic, che adesso gioca col pallone, lo protegge, lo vuole congelare per questo finale. Siamo al 47esimo. Ibra, va via Ibra. Poi il pallone per Maxwell, c'è Vieira da solo. Maxwell non lo serve per Leo Cesar. E l'arbitro manda tutti sotto la doccia.
Inter batte Milan 2-1. È stato un derby spettacolare, bellissimo, divertente. Non andate via perché vi dobbiamo far rivedere 100 cose. Ci saranno ovviamente ancora polemiche, moviole, insomma, questo è già normale dopo un derby così, a maggior ragione Supersport.